Mazinga Z! Salve, signor Mazinga Z! A Mazinga Z, quanto te sei invecchiato! A Mazinga Z, ma è vero che te c'è ancora una bella alabarda spaziale? Alabarda spaziale, Amazì, perché puntavi il laser contro gli arbitri danneggiando il Napoli? Danneggiando il Napoli. Ma perché non ci vuole rispondere? Perché vuole usare contro di noi la sua arma, il famoso tuono De Marzio? Guarda, io prendo il laser. Non prenda l'alabarda spaziale. E inoltre, Amazinga Z, di fronte a lei c'è il suo acerrimo nemico, Godzilla. Aspetta. Avete visto? C'è la voce del Tyrannosaurus Rex. Sono stato qui e non sa che tempo. Sono stato qui e non sa che tempo. Tutti i Godzilla dicono così. È inutile. Se Mazinga Z è contro il Napoli, non è Mazinga Z, ma è Mazinga Zebra! E chi vuole intendere, intenda! E comunque, andando in giro tra tifosi sempre più vecchi, finalmente incontriamo chi dovevamo incontrare. Un'altra robottona, Venusia! Venusia! Una bella robottona, complimenti! Avenu, ma ce l'hai una curiosità? Che cosa lanciava lei contro i suoi nemici per sconfiggerli? Il laser. No! Venusia lanciava un'altra cosa contro... che qui vediamo molto bene! Che cosa... Ci dica la verità! Possiamo? Mamma! Cosa lanciava Venusia? Ce lo dica! Le tette! No! Se le lancia le tette, fa una strage! Andiamo a controllare! Ross! Eccoli grazie. Qua i nostri amici Gigi grazie. E Ross, oh, bentornati! Siamo bentornati! Grazie! Qua grazie. Number 2! Che meraviglia! Ah, finalmente! Che ci mancavi, ci mancavate! Ci mancava Godzilla, Mazinga, tutti! Eh sì, ma anche voi ci mancavate, anche perché poi so che state preparando.